Siamo tornati su Enlisted e dobbiamo difendere il settore a qualsiasi costo. Siamo nei panni dei giapponesi che io personalmente adoro. Allora, la mappa la conosco ultra bene e quindi cerchiamo di mettere come prima cosa subito un bel rally point. Ogni soldato è stato rivisitato, è stato rivisto e ha quantomeno il pacco bomba per distruggere i carri armati, d'accordo? Questa è una cosa molto molto importante. Allora, loro vengono da quella parte, quindi ready point come sempre. Andiamo a mettere. Ma anche qui la verità. No, qua un po' troppo scoperto. Qua, scusate, ma è esattamente qui che devo metterlo. Qua, ma è perfetto qua, va bene. Va benissimo qua, va benissimo, è perfettissimo. Poi ci mettiamo un po' di sacchi di sabbia, la protezione praticamente, per evitare qualsivoglia. Vabbè, non fa tantissimo, però insomma, minimo sindacale. Poi ci mettiamo un po' di munizioni. Occhio che questo arriva con l'aereo, porca miseria. Prima bomba. Le prime bombe arrivano. Allora, in realtà voglio andare a... Lo stavo per dire adesso. Voglio andare a sinistra. Devo tenere d'occhio questa zona. Però seguitemi, non dormite. Bello resistente il soldato. Questa squadra premium secondo me è un must, cioè dovete averla per forza se volete quantomeno pensare di giocare i giapponesi. Di per sé la squadra ha un'arma fenomenale. Ha veramente un'arma fenomenale. Salta, sbrigati. Sì, però se debug io, non, cioè devo registrare un gameplay, le persone vogliono vedere le kill. Magari se non ti mettessi davanti potrei anche colpirlo. Perché loro sono praticamente lì e dobbiamo un attimino spingerli sempre di più, mi spiego? Stare però in mezzo fra. Bravi. Ovviamente io non posso richiedere munizioni anche se ne ho relativamente poche. Ho messo la cassa di munizioni però un pochino lontana. L'ho messa nelle retrovie. Carro armato, non posso fare nulla contro il carro armato. A meno che non sia più vicino. Ci provo, ma è un'azione un po'. Come non detto. Uno che mi porta le munizioni, per favore. Veloce. Secondo me per gli americani è sempre stato un po' complicato questa zona. Cioè, vedi, non ha senso. Forse. Vabbè. Non ha senso questa cosa. Perché adesso a me servono di nuovo le munizioni. Devo aspettare questo. Ecco, che poi ovviamente ci lascia le penne. Devo fregare la sua arma per avere le munizioni. Vabbè. Ah! Vabbè, abbiamo fatto abbastanza danni in questa prima cosa qua. Squadra lanciafiamme, ci proviamo. Occhio perché una volta che questi si infilano. Anzi, utilizziamo il mio. Ah, vabbè, devo prendere il mio rally point. Usare. Questo type di modello. Fu questo fucile è fenomenale. Sto sbloccando il modello con possibilità di utilizzo della granata. Quindi parliamo di un tir quasi 4. D'accordo? Siamo al limite.
È un'arma fenomenale. Vediamo se riesco ad avvicinarmi per utilizzare il... Loro non riescono a... a venirne fuori. Seria. Bravo. Che sono in capo, no? Sopra. Dovevo essere più reattivo, sinceramente. Perché adesso questi entrano e c'è il rischio che vadano, riescano a... un attimino... Su Rally Point è veramente pazzesco, bello, mi piace. Però anche quello che ho messo io, voglio dire, non è malvagio in quella zona. Boh, boh. Loro stanno provando in tutti i modi a... L'avevo visto bene, però... Vabbè. Alle volte non commento perché poi... cioè, diciamo sempre le solite cose. Diciamo sempre le solite cose, quindi... intelligenza artificiale non lavora. Poi io se mi addormento, d'accordo, però... va bene, bravo, bravo, bravo. Riandare con la squadra premium secondo me è abbastanza illegale, perché è una squadra oggettivamente molto potente che dà accesso subito a un'arma terrificante quale la Type 1. Quello che devo capire bene... loro fanno un'enorme fatica a... a venirne fuori. Bella questa multi. Intanto stanno gappando, cioè non vorrei dire. C'è anche il carro armato là, vabbè, dettagli. Sto provando un attimo a... che brutto. Sinceramente la volevo fare io, vabbè. Secondo me se non giocano di Rally Point questi non superano neanche il primo... la prima cosa. Mi sono trovato spesso e volentieri in questa situazione con gli americani che fanno veramente una fatica tremenda. Cioè proprio non riescono. Non riescono, semplicemente loro sono confinati in quell'angolo e la situazione non cambia da diverso tempo. Ora io... vabbè, questo mi ha sparato letteralmente con... ok. A me potrebbe andare anche bene perché comunque gioco molto... bello questa cassa qui. Gioco molto con i giapponesi, però noto... guarda, questi che stanno provando a flancare si fanno anche vedere. Cioè, se devi flancare fallo bene. Una certa. Sono un po' in mezzo. Sto davanti.
Quest'arma è semplicemente troppo potente. Ho messo poche mine anti-uomo comunque, noto. Me la sono presa io? Vabbè, ho cercato. Sono andato un po' troppo, effettivamente. Come lo distruggo qualcosa? No, non posso. Cioè, la mappa è questa. Non posso fare nulla. Quando serve un anticarro, vedi? Un anti qualcosa. E poi sulla lunga distanza sto coso non dice mai di no quest'arma. Non dice di no solo quando non abbiamo più munizioni. Dove cavolo sta? Ma lo sapete che l'avevo vista quella mina? L'avevo vista quella mina anti-uomo, solo che non ho avuto modo di... Mi serve un anticarro... Sì, e poi ci chiamo anche un po' di artiglieria in testa. Perché no? Non lo so, ragazzi. Secondo me, oggettivamente, i giapponesi sono molto... Poi dipende da squadra per squadra, perché se loro si vanno poco poco di insediare per tempo... Non ce n'è per nessuno. Chiamo l'artiglieria in spiaggia, comunque. Vediamo cosa succede. Poi, non so, io con questi fucili mi trovo bene. Sono dei semi-automatici, quindi voglio dire... Tanta roba. C'è ancora qualcosa qui? No, sarà stato distrutto, penso. Esatto. Non lo so, fatemi sapere... Quella è la mia artiglieria che non becca nulla. Becca nulla, vabbè. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché io sinceramente, ripeto, posso anche divertirmi vagamente nel tenere i nemici letteralmente in quella zona. Ripeto, io non è che sono fortissimo, anzi non sono neanche equipaggiato come qualcuno potrebbe pensare, e già riusciamo a tenerli comunque fermi. Porca miseria, me l'ha lanciata una. Sì, sono un po' fastidiosi queste cose che avete messo, però i nemici sono completamente chiusi in quella zona. Complimenti. A una certa dici no, so che stai là, ti vengo a prendere. E c'hai ragione pure tu. Qua c'è il devasto più totale. Cioè, divertente è divertente, attenzione. No, aspetta, ho sbagliato. Vediamo se ho il tempo materiale per fare sta cosa, ma dubito. Un po' male sta, però l'idea era bella. Fa sentire di point. Sono davanti. La hit power di questi colpi qua è tremenda. Fa veramente male. Fa veramente male. Ora, loro, cioè, signori, non si sono mossi dal loro spawn. Quindi, ripeto, o si interviene o questa è la situazione. Al netto della squadra forte, al netto dell'equipaggiamento, al netto... Però tu dai uno spazio di entrata degli americani relativamente difficile. E quindi poi succede questo, che loro sono completamente chiusi in quel settore.
Aspetta, non abbiamo neanche dei cecchini. Mannaggia la miseria. Non abbiamo neanche dei cecchini che... Che se tu ti metti qua col cecchino fai... Fai il devasto. Ti li ho visti, ma non so se il getto arriva prima. No, ma sono gli altri. Aiuto. Non lo so. E vabbè, visto che ci siamo ormai. Ho provato un attimino, ma il getto non è propriamente... Hai capito cosa voglio dire? Ho fatto una pushata, me li sono portati tutti a casa. Che cosa significa? Come si traduce in tutto questo? Il fatto che loro di là non si sono mossi. Non si sono mossi. Non lo so. A me va bene, ripeto per la terza volta, a me va anche bene, perché vuol dire facciamo punti, facciamo danni, facciamo chi ci diverti, quello che va. Ma che devono capire, cioè, con chi? Cioè, zero, con chi? Avete due soldati in croce. Sta sopra, stanno sopra. Non so come ci sono arrivati, sinceramente. Era solo, era mezzo soldato che era arrivato. Guarda questo qua dove ha messo la cosa, guarda che lurido. Niente, controllo più totale, partita finita, game over, GG, non so come... Una partita molto semplice, divertente. Quindi, se siete gli americani, secondo me, una delle cose che potete fare, e che dovreste fare, o mettete un rally point in quella casa lì, per cercare quantomeno di avvicinarvi, un pochino più distanti, non lo so. Sfruttare un po' più questo settore, mi spiego. Perché se voi insisterete ad andare centralmente così... Si crea un imbuto dove vi arriva tutto il piombo addosso e non riuscite a passare. E questi sono i risultati, fondamentalmente. È successo questo. Loro hanno provato con un po' di carri, ma anche qui, vedi, cioè, passare con il carro armato, noi difendiamo in quella zona là. Lo spazio è stretto, ci sono tante case. Guarda, 1, 2, 3, 4. È normale che qualcuno tac, ti viene ad attaccare. Quindi, voglio dire, la situazione è un po' complicata da sempre. Ora ne avrò fatte forse una cinquantina di kill su per giù, ma neanche così tante, sinceramente. Quante ne abbiamo fatte? 17 minuti. Abbiamo fatto solo 57 kill. Il primo ne ha fatte 98, ha fatto proprio il lurido. E non c'è stata partita. Una unità distrutta e 2519. Aspetta, e noi avevamo solo una squadra con il Type 1. Voi immaginate più squadre armate con delle armi automatiche. Di là praticamente i nemici non sarebbero mai passati. Aggiungo, vuol dire che non abbiamo sganciato bombe. Sarebbe stato relativamente facile sganciarli in una zona così piccola dello spawn avversario. E non ci siamo... Secondo me impegnati più di tanto, perché la situazione era sotto controllo. Complimenti al primo che ne ha fatte 98, che sono comunque un numero abbastanza impressionante. Però come sempre ci riteniamo soddisfatti di quello che è stato fatto. Come dicevo, sto sbloccando il Type 99. Quindi quest'arma andrà ad avere anche la granata che si può agganciare, e quindi avremo una doppia funzione. Poi dopo questa sinceramente devo un attimo decidere, potrei impazzire e andarmi a sbloccare il Type 94 Isuzu, ovvero un rally point mobile, però devo un attimo decidere sul da farsi. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni, e noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao. My friends are heated, faking slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know that.